quando sai che mancherà poco a chiudere quel portone e lasciarsi alle spalle tanti giorni di palpitazione. Così ho pensato di anticiparmi perché il mio più grande ringraziamento possa arrivare a voi prima che perdiate l'attenzione, perché la commedia sarà abbastanza lunga, poi ci saranno i doverosi ringraziamenti finali. Ho cercato un modo per rendere il pubblico partecipe e nella piccola realtà di questo evento l'ho trovato nelle piccolissime e semplici schede che in queste sere abbiamo distribuito. In tanti mi hanno chiesto perché avessi scelto questa location e soprattutto perché così pochi posti a disposizione. Beh, è stata l'ispirazione per la mia locandina che ho ideato e realizzato. L'ho ritenuta una terrazza splendida da dove poter ammirare il nostro castello. È uno spazio che dà un senso di libertà, nonostante ci si trovi sui tetti e nel cuore del nostro centro storico. Uno spazio al tempo stesso molto silenzioso, ve ne sarete accorti. Un posto quasi intimo, dove poter condividere le sensazioni, quelle belle. Una terrazza ad un passo dal cielo, dove ognuno di noi ha una stellina da guardare. C'è una frase che mi ha dato l'input per fare alcune scelte durante il periodo dell'organizzazione. Scusate, ma non riesco a leggere perché non ci vedo, proprio una questione di luminosità, di luce. Il pubblico ha sempre ragione, perché per l'ottimo motivo che è il pubblico. Ed io voglio ringraziare proprio voi, il pubblico, che ha partecipato attivamente a questa rassegna. Senza il pubblico non c'è spettacolo, senza il pubblico chi sale sul palcoscenico non esiste. Per questo vi invito a seguire chi gratuitamente fa spettacolo, chi impiega il proprio tempo per gli altri, chi mette a disposizione il proprio tempo per trascorrerlo imparando un copione, chi sottrae tempo ai propri affetti per dare agli altri, deve sempre essere premiato. E il premio più bello è semplicemente la presenza di pubblico. Al di là che si conoscano gli interpreti, la rappresentazione, al di là delle risate o delle lacrime, vi invito ad andare a teatro, perché il teatro è anche riflessione e sentimento. Concludo questo intervento ringraziando il pubblico di questa rassegna omaggio a Giovanni Albano, con un arrivederci a presto con altre serate. E lascio la parola a Federica Petti, la nostra gaiatina. Una ragazza dallo spiccato senso di collaborazione e impegno, con la quale sono entrata subito in sintonia. E adesso il prossimo applauso, fatelo a voi. Grazie di tutto. Buonasera a tutti e benvenuti alla terza ed ultima serata della prima rassegna teatrale amatoriale dedicata a Giovanni Albano, una persona che ha ispirato, emozionato e toccato i cuori dei caiatini. Per l'ultima volta vi lascio le informazioni riguardanti le votazioni. Anche questa sera vi sono state consegnate delle schede da compilare a fine spettacolo per esprimere un vostro giudizio sulla commedia e che poi riponerete in un'urna all'uscita. Questo perché sono stati istituiti 4 premi. Premio gradimento del pubblico, decretato dalla giuria popolare. Premio migliore rappresentazione e premio Giovanni Albano, migliore attore caratterista, decretati dalla giuria tecnica. Premio Miglior Locandina, decretato da Luca Sorbo e Sergio Fiore. La premiazione finale si terrà sabato 14 settembre presso il piccolo teatrino Iovinelli alle ore 19. Coloro che saranno premiati per il miglior spettacolo riceveranno come premio una somma in denaro. Adesso chiederei a Luigi Save di raggiungermi qui perché vuole lasciare un pensiero. Molto 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 bello vedere tante persone appassionate di teatro dopo, diciamo, alcuni anni che abbiamo trascorso, dove praticamente vedevamo le sale vuote e quindi non potevamo esprimerci. Io ho avuto una piccola esperienza con Giovanni Albano, che è stata una breve esperienza. Lui mi chiese di collaborare con lui per una commedia molto, a cui teneva molto. Io ho accettato, è stato veramente un enorme piacere, è stato veramente un insegnamento enorme. Lui quello che voleva era che l'attore, oltre ad avere l'arte, diciamo, la tecnica, avesse soprattutto il cuore
la passione e il sentimento, quello che precedentemente ha detto Barbara. Questo è tutto, ha trasmesso a noi questo, voi lo conoscete, Giovanni forse molto più di me tutto quello che ha fatto, per cui dall'alto lui oggi stasera ci sta qui con noi e sta vedendo quello che la figlia Barbara ha fatto per lui. E poi diciamo due parole, Barbara e la moglie Maria hanno veramente organizzato questa rassegna in modo esemplare e vi giuro che anch'io sto dietro le quinte e so che è molto molto difficile organizzare un evento del genere. Barbara è stata veramente molto molto brava e vi prego di farle un grosso applauso e vi auguro buona visione, grazie per essere venuti qui. Tavolo di questa sera. La compagnia che entra in scena letteralmente gioca in casa. Si tratta della compagnia teatrale amatoriale In scena con passione di Caiazzo, con Il morto sta bene in salute, regia di Diamante Iagrossi. Si tratta di una commedia in due atti che alcuni critici definirono un giallo comico, con segni di un noir sapido e caricaturale. La pensione della tranquillità è il luogo in cui la storia si svolge. Non ci dilunghiamo oltre per catturare la vostra attenzione. Grazie per essere qui con noi e che la magia del teatro ed il ricordo di Giovanni ci guidino in quest'ultima serata. Buona visione e buon divertimento. Scusate, ma è già da prego, ma che non ci sta più. Ma che c'è? Non so, ma loro sempre si deve fare. Anche questo è psicologico. Come no? Anzi, secondo me questo è psicologico, perché qua logica non c'entra proprio niente. E poi può essere che un'amica ha fatto uno scherzo. Andiamo a vedere. Mo venga. Non lo so. Signor, che hai passato? Puntami tu un rilogio dopo un raggio. Avete ragione, scusate, signora. È mezzanotte. E sapete, lì abituata per strada a dire sempre non lo so. E perché? Ma per i ladri, no? Quelli vi chiedono l'ora per vedere se l'orologio è d'oro. Che scura è? Come appena mettete il polso fuori, zac! Comunque sicura, la macchina se l'hanno pigliata. Adesso capisce, chi mi parli quello sono gente sempre, più pazzina. Quanto sta? Lo dico a vostra madre, con voi non parlo. Ma come? Scira con lì! Vi avete chiamato? Hai visto, ma è a tuo zio! Che lo sì che sono persone serie, capito? Se va a essere una cosa la nostra figlia Rosalina. A bottiglia alla figlia! Signora Danni, ma che mi serveva una camera a me? No. Vado in una casa di 7 stanze. Un saluto! Dica venga che te so. Ma ci affittato un portosiello per sta vicina a esse, sempre, mattino e sera. Ah, ci capite. No, però tu si vesti sentita a me. Ho perduto il tempo con si vesti. Quello pare. Che Luigi che appunto c'ha una cosa che a lei piace. Luca Luca, cavoli, cavoli. Papà, figlia della camomilla. Ma ci mi sarà paura, ma c'è. Don Silvestrino che se ne chiude. Poco te facimi contare una cosa. Misino. Un pazzillo d'amo. Per me. Carmelone. Carmelone mio. Come stai? Stai tu? No. Senta. Quanto avete preso da quella tutto? Tutto. Calmei, siamo un guaio di riempire, pegni, ipoteche, cambiali, rate, tutto. Amici miei, voi l'avete fatta, però l'ammazzereste una persona. Manda male chi sto! Un momento, ti metterò a pazziare, fammi una cosa. Ma non mi ha fatto salire il carro in guallo. Se voi ammazzate la persona, è la commissione di Paternò è fatta. 500 milioni sono vostri di diritto. Distrutta la figlia, capito? E che è questo che mi attacca in mano a me? Chi si accira a Gino Torino? A chi salvo su giù a Rosetta? Che salvo su giù? E chi agli? Che non gli dai gli agli? Schifo! Schifo! E chi l'ha? Questa è la vita di smiei. Fate una cosa, sempre qua il colpo. Qua, bravo. Buonanotte. Ma raccomando, pigliatevi la medicina. Sta così. È morto! Ma chi è stato? Signori, mi
devo dare una triste notizia. Che è successo? Gino Dorè? È morto! No! Don Betti, ma voi quante cose volete sapere, ah? Ho capito, voi state andando nella stanza di Gino Dorè. Io? Uè! Aumenta là! E ci fanno fuori! Ci fanno fuori! No, non mi fa mettere fuori! Sto! Chi? Chi? Per la pensione che ha chiesto, voi, No, io sono uno di passaggio. Allora ci capito tutta cosa, voi sicuramente siete la moglie della proprietà. Ci swing a te persona! Scemo, passaggio proprio! Che se volete uscire? Che non ci capite niente, ma che lei può parlare, signora? Quella la signora è francese, è un ospite della pensione. Ah, oui, oui. Francese, da una... Oui. Lei va a me che mi hanno fatto, ma io ti giuro che chiacciano, eh? Uè, mettetela la coppa, il fatto ci dà. Allora avete capito che cattivo c'è sta una bomba? Ma no, una bomba! In nome di Dio, chi ti ha mandato? Ma perché aspettate qualche siciliano? Certi amici miei! No, perché dentro un baracca sotto, ma questo è venuto, è gente certe persone che parlano siciliano. Avete sentito? Buongiorno! Dite, dite! Scusate, se ne sono in una stanza, non un buco, isolato, oscuro, ma pure senza finestre in balcone. Andate a poggiare Avete ragione di scherzare, ma io sono esasperato! Il medico mio dice sì, Cannavirati, può fare? Come, Cannavirati? Sì. Voglio un documento? No, visto che sono poche ore non vi registro. Venite, vi do la... La vado mettendo delle gocce qua caffè. Sì. Sì. Veramente? 11 gocce, signor, 11 gocce, ma quelle vanno bene per il fegato. Ma era 11? Che meno? Date a me, bambinoni. Io vi ho sentito che dicevate non lo so fare. Finalmente è pronta questa colazione. Uè, pitanelle subito, capito? Che se no un caffè si va fritto, pitanelle tutto qua. Ah, no, ma ve l'avete sentito a Don Betti? Assassino, malfatto! Chi è? Chi ha parlato? Avaliccio, però! C'è chi sta quando torna la valigia? Ma è davvero il momento più bello! Siete una coppia! Tu tocca se in terra, ma fatti tu tocca se! Tanto non si c'è no! E la mano superiore! Ma quale mano, quale mano! I daci! In nome della nostra vecchia amicizia, ma tu sei sicuro che io sto fottendo lo trovo a cangano? Certamente, il frate del padrone sta menzionando, il proprio mo ha da cercare. Ma se io potessi cucciare a cangano con bugliere, mi stanno mettendo a cangano. Sono cucciato lui ora, Fede. Ma mi ha cominciato a presa, Caterina. Ma quindi sì. Lo pazzo! Maronna! Maronna! Ah, Maronna! Voglio chiamare Maronna, chiami Sandra! Ah, non gli ha chiamato nessuno! Per una signora! Pure lui! sì, aspetti! Voi aspettate qua che io mo ve la faccio vedere! Ah! Meno male! Palmira! Oh! Palmiruccia! Tesoruccio! Ludovico! No, aspetta, Ludovico! Io ti posso spiegare! No, Ludovico! Fermati! Io ti posso, ti assicuro! Ti posso spiegare! Ludovico! Oh, no! Ludovico, no! Lasciami mi fermare! Devi venire! Lasciami mi fermare! Devi venire! Lasciami mi fermare! Quattrina, devi venire! Devi vedere quello che è successo! No, fermati! Sabrina! Io mi vado là di là! Ah! Oh, aiuto! Fermati! Fermati! Io tengo la pistola in casa, perché i due scherzi sono maligni. Ah, ma fa diventare giovolato. Allora Rosalia, Agatina. No, Agatina è morta. Io sono l'ombra. Madonna mia. È morta. No, Agatina, ma salvo io il mandato. Non c'è più il mandato perché lui ha detto che mi sposa. Madonna. Ma allora sono confetti. Sì, la promessa. La promessa. Se l'ha promessa, dobbiamo telefonare. Evviva, c'è andato.
aiutatemi. Ormai tu non mi arrabbiati niente più e manchi, eh? Io? Ehi. Io non mi meraviglio più niente. Sei una faccia, manchi. Dici, io ho scoperto che non ti amo. Oh. Tu non puoi essere pazzo. Devi essere sfrangiosa. Sì, curiosa. Ma io mi avessi un guaio con uno come te. Io voglio bene a Silvestro. Ci pigliamo via bene. Un guindale di zucchero, un buon lamento. Lo sento proprio bene, la gentile. Oi, caramella. Non cambiare vittoria perché io sono ancora qui. Fa poco ancora. Oh, ma non siete un guindale? Io. Aiuto. Che sono io. Un guindale. Aiuto, mi sta zitto. Ma tu chiudi. Ma tu chiudi. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione comunale, il signor sindaco qua rappresentato, eccolo qua, Stefano Giaquinto, con la nostra Civitella Antonietta, che è presidente del Consiglio Comunale. Poi devo ringraziare il nostro parroco, Don Antonio, che ci ha messo a disposizione i locali del seminario per le prove, è sempre un grazie veramente di cuore. C'è il signor Piero De Vito che ci ha dato una mano, Gigino di Monaco che è stato ha collaborato per l'allestimento della scenografia, il motoclub Caiazia che con il presidente Maurizio Sveglia che ci ha messo disponibile dei locali, la loro sede. Ringrazio anche Giovanni e Maria Antonietta della Technigraph che ci hanno aiutato per la locandina in particolare. Ringrazio per il trucco la signora Giovanna che stasera si è prodigata nel mettere a posto soprattutto le donne della compagnia. E un grazie di cuore va a chi ha organizzato questo evento, alla signora Barbara Albano, che veramente bravissimo, un applauso a tutti quanti, perché è una cosa grande. È un bellissimo evento che spero ripeteremo anche nel prossimo anno. Io ti do del tu, ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio la nostra Presidente del Consiglio, ma soprattutto per la disponibilità e per aver creduto in questo piccolo progetto. Grazie per avermi dato questa splendida location che spero negli anni possa essere sfruttata ancora meglio. E niente, ringrazio ancora il pubblico, ringrazio il comandante della Polizia Municipale Sergio De Luca perché ha avuto con me una pazienza indescrivibile. Ringrazio i membri della giuria, il signor Corrado Grasso, Biagio Santa Croce, Rossana Siracusa, Loredana Lombardi, Luigi Save e Francesco Tamburro, perché erano amici di mio padre, hanno recitato con mio padre, hanno collaborato con lui e ancora adesso hanno la passione per il teatro e io li ho scelti perché a mio padre piacevano, quindi è stata questa la mia scelta. Infine, forse ho dimenticato qualcuno da ringraziare, vabbè, però voglio ringraziare la mia mamma. Perché in tutto questo è stata così, tra virgolette, il mio sponsor morale. Grazie e grazie ancora al pubblico. Allora, noi ringraziamo te, Barbara, tua famiglia per aver iniziato questa bellissima rassegna teatrale intitolata al tuo caro papà Giovanni. Giovanni Albano per noi è stato un cittadino tra quelli che ha sempre sostenuto e collaborato per la città, per far crescere questa nostra cittadina. Giovanni era amante del teatro, ma non solo, dei presepi. Ricorderete le mostre presepiali, tanti presepi sono nelle nostre case perché Giovanni era uno che a Natale non perdeva l'occasione per mostrarci le sue opere.
le varie tombolate che sono state fatte con Giovanni quando lui nella sala consiliare qui del comune ci accompagnava le serate con le tombolate con gli anziani. Quando tu mi hai chiesto qualche settimana fa, perché poi questa cosa veramente è nata in pochissimo tempo, quindi ciò significa che l'entusiasmo e la passione che è stata messa in questa rassegna è tanta, perché altrimenti il risultato che c'è stato in queste tre sere non ci sarebbe potuto essere. Mi hai chiesto di fare questa rassegna, io ho condiviso con tutta l'amministrazione, tu ne avevi parlato con il Presidente del Consiglio. Noi siamo stati contentissimi e felici, semplicemente perché hai scelto una location che poteva essere ed è sicuramente un fiore all'occhiello di questa città. Non tutti quelli che in queste sede sono venuti qui conoscevano questo luogo, e quindi questo luogo è stato conosciuto da tanti questa sera, altre sere lo vedranno sui social, quindi lo dovranno anche a Giovanni Albano, alla figlia, alla sua famiglia, perché tu hai dato vita a questa iniziativa che noi ci auguriamo che possa continuare qui in questa sede. Io sono sicuro che col tempo crescerà e non ci sarà più lo spazio per poterla fare qui, e allora ci sposteremo, ma sono certo anche che con l'entusiasmo e la passione questa rassegna ci sarà una seconda, ci sarà una terza. C'è il motoclub qui che ha la sua sede, vanno i miei ringraziamenti per la disponibilità, c'è qui sicuramente anche Alfonso Mondrone che ci siamo visti, che è uno dei componenti del motoclub, e c'è il Presidente del Consiglio Comunale Antonella Civitelle che in queste sere ha seguito la rassegna, e allora il ringraziamento va tutto al caro Giovanni Albano. Naturalmente un grazie va a tutti coloro che hanno onorato, perché la presenza qui di tanti cittadini in queste sere è naturalmente un abbraccio a Giovanni, alla sua famiglia, un abbraccio alla città, e grazie a voi soprattutto che questa sera avete allietato la serata. Ci sono tanti volti noti del Teatro Caiatino che con Giovanni nel passato hanno debuttato, si sono divertiti, e quel segno di divertimento lo hanno portato qui questa sera pensando sicuramente a Giovanni, di quanto aveva fatto negli anni passati. Allora Barbara, l'augurio è che ci possa essere la seconda rassegna, la terza, la quarta, sempre in memoria, perché ricordiamoci sempre che la memoria ha un grande futuro in tutte le cose. Se non conosciamo la storia del nostro paese, non conosciamo gli uomini e le donne che hanno fatto bene a questo paese, non sapremo mai da dove veniamo e dove possiamo arrivare. Auguri Barbara. Saluto calorosamente Monica Marabese da Piedimonte Matese, la regista della prima commedia Mamma e sempre Mamma, Paolo Nicolella con la badessa di Piero Pilessa, e un grazie particolare, perché sono di Caiazzo, Diamante, ti ringrazio. Buonasera a tutti.